Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Titan Chess. Oggi proseguiamo con le mosse speciali e in particolare vediamo che cos'è l'en passant. Dal francese al varco, negli scacchi noi la chiamiamo presa al varco e riguarda la caratteristica di un pedone di spostarsi di due caselle per volta quando si trova nella posizione di partenza. In particolare, quando un pedone muovendosi di due passi finisce nella casa esattamente adiacente a quella di un pedone avversario, dunque accanto di traversa e di colonna, allora quest'ultimo lo può catturare come se si fosse mosso di una sola casa alla volta. Vediamo nel concreto che cosa significa. Il bianco decide di aprire D4 e il nero risponde con la mossa C5. Ricordiamo che i pedoni catturano in diagonale di una sola casella per volta, quindi se il bianco volesse potrebbe catturare con D per C5, ma decide di spingere in D5 e a questo punto il pedone nero in E7 si muove di due passi fino ad arrivare in E5. Dunque possiamo dire che transitava nella casella E6 fino ad arrivare ad E5. Allora possiamo catturare al varco con D per E6, proprio come se il pedone si fosse mosso di una sola casella in E6 e non in E5. Questo perché chiaramente non è concesso catturare con D per E5, perché non si cattura in orizzontale ma in diagonale. Questa è proprio la nostra presa al varco, che però può essere realizzata solo in determinate condizioni. Queste condizioni sono la prima, che un pedone si muova di due caselle per volta, quindi deve trovarsi nella sua posizione di partenza, e ciò implica che il nostro pedone, in questo caso il pedone bianco, si trovi già nel campo avversario, nella seconda metà della scacchiera. Vediamo come si trovi sulla quinta traversa. La seconda condizione è che bisogna catturare il pedone che si è mosso di due nella mossa esattamente successiva a quando si è spostato, perché se noi facciamo prima un'altra mossa e poi vogliamo catturare al varco, il regolamento non lo consente. Per cui è molto importante, dopo D5 e 5, giocare subito D per E6. Nel diagramma il nero si trova in vantaggio poiché possiede la regina e il bianco soltanto la torre. Però il re del bianco in E4 e la torre in G4 fanno venire in mente un classico tatticismo, ovvero F5 scacco, che è una forchetta o un attacco doppio del re e della torre, e il nero, convinto di vincere, viene fregato dall'avversario. Perché? Proprio grazie alla mossa speciale della presa al varco. Entrambi i pedoni in E5 e in G5 possono catturare in F6, ma quale dei due è la mossa più conveniente? La risposta è G per F6, perché adesso è un attacco di scoperta. Non solo il pedone sta dando scacco al re, ma la torre, dato che il pedone non si trova più in G5 ma si trova in F6, sta attaccando la regina in G8. Dopo re F7, torre per G8, il bianco vince. Bisogna fare attenzione al fatto che solo perché è possibile giocare la mossa dell'en passant, non è detto necessariamente che questa sia la cosa migliore da fare in certe posizioni. Come in questa, in cui il bianco sta attaccando il cavallo in G4 e il nero decide di difendere muovendo di due il suo pedone sino alla casella F5. Dunque si può prendere al varco in F6, ma è la cosa migliore da fare? La risposta è no, anzi è la mossa peggiore della posizione perché dopo E per F6 il nero ci dà il matto del corridoio con torre E1 matto. Dunque, che cosa fare al posto della presa al varco? Possiamo decidere di attaccare il cavallo con H3, cavallo H6, e qui ricordiamo che non possiamo più giocare E per F6 perché è passata una mossa.
La regola ci dice che dobbiamo prendere al varco nella mossa esattamente successiva. Dunque abbiamo perso un'occasione, ma possiamo continuare a giocare la partita. Torre alfiere contro torre e cavallo. Per concludere, vi lascio un esercizio in cui dovete pensare a qual è stata l'ultima mossa del nero e per quale motivo, soprattutto, e poi dire qual è la mossa che fa vincere il bianco. Se riuscite a risolverlo, scrivetelo nei commenti. Mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao da Titan Chess!